Buongiorno, sono Carla Zaccheo, faccio parte del laboratorio Tele dell'Istituto Centrale per il Restauro. Vi parlerò di alcune metodologie di foderature per i dipinti antichi. La foderatura è un intervento altamente invasivo e, come tale, diciamo che sembra contraddire la concezione dominante del restauro contemporaneo, ossia quello del minimo intervento. Tuttavia, nella vita di alcuni quadri arriva il momento in cui le deformazioni o lo stato di conservazione diventano più gravi, minacciando perciò la conservazione stessa del dipinto e ovviamente ostacolando la lettura complessiva dell'immagine. In questi casi, interventi minimali potrebbero non essere sufficienti a correggere i difetti, portando così alla necessità di ripetere i trattamenti dopo poco tempo. La foderatura risulta essere l'unico intervento risolutivo. La foderatura è un procedimento che permette al restauratore di ripristinare le caratteristiche peculiari di un dipinto, quali sono la planarità, perché un dipinto su tela è planare, la regolarità della superficie, la tensione e l'elasticità, in quanto un dipinto su tela è poi tensionato su un telaio, e questo può avvenire attraverso l'incollaggio di una nuova tela sulla tela originale del dipinto. Ovviamente, sia la tecnica di esecuzione che lo stato di conservazione dell'opera contribuiscono alla scelta del tipo di foderatura. Io vi parlerò di tre tipi di foderatura, che sono quelli principali che vengono usati maggiormente, e sono la foderatura con la pasta, che però per la presenza di farina e di acqua, con l'aggiunta di colle e di altri elementi, poi vedremo, risulterà una foderatura molto rigida. E praticamente questa foderatura può essere più adatta a dipinti che hanno delle forti deformazioni o che hanno molti tagli o molte lacerazioni. Una foderatura sintetica a caldo, cioè dove si utilizzano adesivi sintetici termoplastici, cioè che con il calore vengono ammorbiditi, o anche la foderatura a freddo con adesivi sintetici, ma l'incollaggio avviene senza l'apporto di calore e perciò può essere usato questo metodo con i dipinti che hanno delle problematiche che possono risultare con la presenza di calore. Adesso andremo ad analizzare le varie tipi di foderature, come abbiamo visto prima: la foderatura con la pasta, la foderatura sintetica a caldo e la foderatura sintetica a freddo. Per quanto riguarda la foderatura con la pasta, appunto, consiste nell'applicazione di una nuova tela, come abbiamo detto, sulla superficie del dipinto originale. E già nei vecchi manoscritti che troviamo nel XVII secolo si trova la descrizione di una foderatura con la pasta dove vengono riportati sia gli elementi che anche i principi fondamentali su cui si basa questo tipo di foderatura. La foderatura con la pasta si basa sui principi di umidità, calore e pressione. Umidità è data dal fatto, appunto, che la colla pasta viene, come poi vedremo successivamente, con una colla formata da farina, da acqua, da colla e da altri elementi che determinano questo adesivo. Da calore, perché poi vedremo che il calore verrà dato da un ferro. E dalla pressione, una pressione costante. Ovviamente questo tipo di foderatura è in grado di creare un supporto abbastanza rigido, molto rigido anche rispetto agli altri tipi di foderatura, che è in grado di sostenere se il dipinto ha delle deformazioni molto accentuate e anche se il dipinto è di grandi dimensioni o ha delle spesse stesure pittoriche.
Per comprendere le varie fasi per la foderatura con la pasta, ho preso in esame un dipinto che proviene dalla chiesa di San Felice sul Panaro del 1590, ormai distrutta dal terremoto. Generalmente si cerca di eliminare le deformazioni prima di proteggere la pellicola pittorica con la velinatura, che vedremo successivamente, sottoponendo il dipinto a cicli di umidificazione indiretta tramite carta assorbente bagnata a contatto e poi cicli di asciugatura sotto pressione tramite o tavola aspirante o sottopeso con stiratori, con interposto una carta assorbente asciutta fino a completa asciugatura. Dopo aver spianato, si deve rendere il supporto più omogeneo possibile e nel caso di presenza di tagli e lacerazioni o mancanze di porzioni del supporto, si procede al risanamento delle lacerazioni avvicinando o allontanando i lembi tramite l'apporto locale di umidità e pressione e l'applicazione a caldo successivamente di una sagoma di tessuto sintetico. Dopo aver spianato il dipinto, per proteggere la pellicola pittorica durante le fasi successive della foderatura, si applica sulla superficie un foglio di carta fatto aderire con la colletta, composta da colla forte, aceto per rendere più fluido il composto, fiele di bue per aumentare la bagnabilità e va diluito in acqua con percentuali che vanno dal 25 al 50% per essere più o meno viscosa e più o meno penetrante. Nella foto si può vedere come si applica il foglio di carta. Si applica la colla sulla superficie, si adagia il foglio di carta, si fa una leggera pressione con una spazzola umida e si ripete per tutta la superficie. Il dipinto così preparato è pronto per l'operazione di foderatura. Prima si procede a tensionare le nuove tele che serviranno proprio per la foderatura su un telaio. Si applica la parte della colla pasta, chiamata così per la presenza di farina, prima sul retro della tela. Si sovrappongono le due tele e si applica altra colla con i pressori dal centro verso l'esterno in senso ortogonale, mai diagonale, al fine di far penetrare l'adesivo all'interno della trama della tela e farla entrare in contatto con la colla stessa prima, fino all'eliminazione di ogni eccesso di colla e migliorare così l'adesione fra le due tele. L'uso di tela a trama larga facilita il passaggio della colla, per cui all'interno della struttura rimane il minimo spessore di colla necessaria per l'adesione delle tele. Si lascia poi asciugare il dipinto in posizione verticale, in modo che l'aria sia sul davanti che sul retro, lontano da qualsiasi fonte di calore, sia naturale che artificiale. Per l'adesione completa tra le tele da rifodero e il dipinto, viene seguita la stiratura. La stiratura viene eseguita dal davanti con un ferro da stiro pesante che può andare dai 2,5 kg ai 5 kg a seconda dei casi, a seconda del dipinto e a seconda anche dello spessore delle tele da rifodero. Il momento ottimale per questa operazione è quando le tele sono quasi asciutte, conservando una determinata quantità di umidità. Tra il ferro da stiro e il dipinto va interposta una superficie di sacrificio, che può essere o un foglio di carta da pacchi cerato o anche un foglio siliconato, per evitare che il ferro rimanga incollato alla carta di rilinatura e sia anche per favorire lo scorrimento. Con questa operazione, nella foderatura con la pasta, sono concentrate tre operazioni in una: la presenza contemporanea di pressione, umidità e calore. Queste tre operazioni permettono di eseguire la fermatura degli strati preparatori e pittorici, l'eliminazione, se ci fossero ancora delle piccole deformazioni,
soprattutto del supporto e l'adesione delle tele di rifodero. Questo è importante, queste tre operazioni in una, proprio per il fatto che è la caratteristica di questa foderatura, della foderatura con la pasta. La foderatura con la pasta si conclude con la svelinatura. Come avevamo detto precedentemente, la velinatura era stata eseguita con della colla naturale e va eseguita così la svelinatura dopo che il dipinto si è raffreddato e asciugato completamente. In genere si aspetta il giorno dopo, in quanto in questa invece operazione l'umidità residua potrebbe compromettere l'incollaggio durante l'operazione di svelinatura. Difatti, l'asportazione della carta di protezione viene eseguita con spugne naturali e acqua molto calda. Lo scopo è far rinvenire la colletta di velinatura il più velocemente possibile per evitare che l'opera si impregni di acqua. Questa è l'immagine del dipinto dopo aver eseguito la foderatura. Ora passiamo a vedere la foderatura sintetica a beva, cioè una foderatura sintetica a caldo. La foderatura sintetica a beva si diffonde tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, fino ad allora eseguita quasi esclusivamente con metodi di tipo tradizionale, come la colla pasta. Gustav Berger, negli anni 70, elaborò la formula dell'adesivo, il cosiddetto Beva 371, adesivo termoplastico, cioè che si rigonfia con il calore, in solvente, studiato esclusivamente per il campo del restauro, per essere stabile, reversibile, cioè materiale che si può rimuovere dal dipinto originale, non impregnante, e cioè che non impregna la tela originale, non acquoso, attivabile a temperature di circa 68 gradi. Questo adesivo è privo di colore, se quando è solido è traslucido e trasparente invece quando è in soluzione, e aderisce a molti materiali, dalla tela alla carta. Questo adesivo può essere anche in forma di film, cioè che l'industria già predispone un film di beva ed è indicato per in genere per foderature molto piccole o per rinforzi dei bordi. Contemporaneamente allo studio dell'adesivo beva venne creata la tavola calda con sottovuoto, cioè che veniva aspirata l'aria e veniva utilizzata per le nuove foderature sintetiche con adesivi termoplastici, perché oltre alla pressione dava anche il calore. Questo tavolo poteva essere utilizzato anche per delle foderature a freddo, sempre con un adesivo a beva, ma un adesivo diverso, il Beva Gel, sviluppato sempre dallo stesso Berger e non necessitava l'apporto di temperatura, ma soltanto di pressione. Nell'impiego del Beva 371 come adesivo per le foderature è possibile utilizzare sia tele naturali tensionate su un telaio interinale e preparate applicando via spruzzo il Beva, sia tele sintetiche con trama più regolare e sottile che hanno il vantaggio di non muoversi e pertanto è di essere più stabili, possono anche non richiedere l'uso del telaio interinale, ma essere utilizzate in forma libera. Vediamo quali sono le operazioni che si devono svolgere per questo tipo di foderatura. Si copre la tavola calda con un tessuto sintetico siliconato in modo da non far passare l'adesivo sulla tavola. Sistema di nuovo supporto sulla tavola con il beva verso l'alto. Si prende il dipinto e si colloca con la pellicola pittorica verso l'alto, e cioè le due tele, la tela di supporto originale e la tela da rifodero, praticamente sono accoppiate. Si copre tutto con la membrana di Mellinex siliconato
e si attiva l'aspirazione gradualmente. Prima di attivare il riscaldamento della tavola, si verifica l'insieme dei diversi strati, che devono essere completamente planari. Si riscalda la tavola fino a quando tutti i punti del dipinto abbiano raggiunto i 68 gradi centigradi, è la temperatura in cui il beva viene fuso. Si lascia per 3 minuti, infine si spenge il riscaldamento della tavola e si fa raffreddare lentamente, mantenendo sempre la pressione fino ad avere un raggiungimento di una temperatura naturale, evitando assolutamente un raffreddamento troppo rapido che potrebbe causare stress al dipinto. Il terzo tipo di foderatura di cui vi voglio parlare è la foderatura sintetica a freddo. Molti addetti ai lavori si sono occupati con grande dedizione della questione foderatura. Primo fra tutti Mera, il cui contributo nella progettazione di interventi di foderatura alternativi e operazioni sostitutive alla foderatura stessa è stato ad oggi di massimo interesse. Attivo dal 1965 nel Laboratorio Centrale di Ricerca per gli Oggetti d'Arte e Scienze di Amsterdam, egli ha rivolto la sua attenzione alla pratica della foderatura con un unico intento: aiutare a modernizzare la foderatura dei dipinti. Il programma allora messo a punto dall'equipe del Laboratorio Centrale prese il nome di Trattamento di Foderatura a Freddo su Tavola a Bassa Pressione. L'intento era quello di eliminare completamente l'apporto di calore durante questa operazione. Ebbero da allora inizio le sperimentazioni sulla foderatura a freddo. L'idea fu quella di sfruttare i tempi di asciugatura di adesivi in emulsione per far aderire la tela da rifodero a quella originale semplicemente applicando una pressione sui due strati. Lo stesso Mera creò un sistema, il Knapp Bond System, per ottenere una forza di adesione minima attraverso una riduzione dei punti di contatto dell'adesivo con la tela originale. Si tratta di un diverso sistema di applicazione dell'adesivo sulla tela da rifodero e mai direttamente sulla tela originale. È un sistema a gocce, utilizzando uno schermo di nylon perforato che permette di dosare con estrema precisione la quantità di adesivo che si decide di utilizzare caso per caso. A seconda della distanza dei punti di questi schermi, si ha più o meno adesivo. Il mantenimento di una pressione costante ed uniforme durante il cambiamento da fase da liquido a solido dell'adesivo è uno dei fattori più importanti per la realizzazione dell'incollaggio tra le due superfici ed influisce sull'omogeneità dell'adesione. Secondo delle metodologie utilizzate, la forza può essere esercitata in due modi differenti: o una pressione meccanica attraverso un corpo solido che con il proprio peso esercita una forza ortogonale alla superficie da incollare, come ad esempio sacchetti di sabbia oppure una pressione con degli stiratori o con delle tavole di legno, o altrimenti anche la pressione atmosferica, rimuovendo l'aria attorno al manufatto, chiuso in un contenitore, in modo da sfruttare la pressione esterna esercitata su di esso, ad esempio il tavolo a bassa pressione o il sottovuoto. Mera propone anche una soluzione adatta a dipinti che possono essere soggetti a contrazioni causate dalla presenza anche di una piccola quantità di umidità. Al plextol viene unito una piccola quantità del 15% di solvente di tuololo. A questo punto il plextol viene applicato sulla tela da rifodero e lasciato asciugare. Il tolluolo, il solvente, facilita l'evaporazione dell'acqua. L'adesivo asciugato è presente sulla tela del rifodero, a questo punto viene spruzzato con il solvente in modo da farlo rinvenire e a questo punto diventa una superficie appiccicosa. La tela originale si sovrappone
alla tela da rifodero e con un minimo di pressione vi è l'adesione. Un'adesione, come si suol dire, da contatto.